Allora, ciao, siamo qua in macchina con il nostro sindaco, il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Allora, Filippo, ci racconti che cosa è successo in queste ultime ore? Ma guarda, dunque, io ieri sera ho ricevuto una telefonata dal capo di gabinetto dell'attuale presidente della regione Enrico Rossi che mi annunciava alle 8:30 di sera, tengo a precisare, che oggi ci sarebbe stata la firma dell'accordo di programma per la crisi complessa dell'area livornese. È un lavoro che dura da molti mesi e che si sarebbe dovuto completare intorno alla fine del mese di maggio. E invece in fretta e in furia oggi siamo stati praticamente costretti a venire a Firenze perché niente po' di meno che Renzi si è scomodato per venire a fare la firma di questo accordo di programma. Che cosa c'è che non va? Quali sono le criticità? Ma le criticità sono innanzitutto quelle legate ad esempio a lavoratori e lavoratrici che, come ho manifestato in più di un'occasione, nei prossimi mesi, avranno la conclusione di quelli che sono gli ammortizzatori sociali e nell'accordo di programma, non c'è niente che possa garantir loro una forma di sostentamento. Quindi noi ci saremmo, augurati quantomeno un sostegno per queste persone in attesa di una ripresa occupazionale vera e propria. E proprio ieri ho scritto una lettera all'assessore regionale, in merito a questa questione. Fa dispiacere, ecco, che poi tutto rimanga così a mezz'aria e che quindi non si sia potuto, inserire all'interno dell'accordo stesso. Quindi diciamo basta alla strumentalizzazione a fini elettorali di questi appuntamenti importanti dove si potrebbe fare un qualcosa di positivo e di utile per la regione e per Livorno. Loro stanno facendo uno spot elettorale. Questo è uno spot elettorale in grande stile, se veramente ci fosse stata la volontà da parte, di tutti i partecipanti, ci sarebbe stata anche quella cortesia istituzionale che è doverosa e soprattutto ci sarebbe stato il rispetto, il profondo rispetto per i lavoratori e le lavoratrici che realmente nei prossimi mesi si troveranno senza alcun reddito. E poi un altro aspetto importante è basta questi investimenti a debito, perché qua si sta parlando di un mutuo di 200 milioni di euro, che qualcuno dovrà pagare Sì, e qualche banca si ingrasserà per questo mutuo ma il sicuramente. Presidente aveva annunciato che il governo avrebbe messo 200 milioni di euro. Parlavano all'inizio di 170 milioni di euro per quanto riguarda il governo, 170 l'autorità portuale, 170 la regione Toscana. Poi alla fine tutto si è trasformato in 200 milioni di euro di mutuo contratto dalla regione Toscana, 200 milioni avranno la conclusione di tutti quelli che sono gli ammortizzatori sociali e nell'accordo di programma, non c'è niente che possa garantir loro una forma di sostentamento. Quindi noi ci saremmo, augurati quantomeno un sostegno per queste persone in attesa di una ripresa occupazionale vera e propria. E proprio ieri ho scritto una lettera all'assessore regionale, in merito a questa questione. Fa dispiacere, ecco, che poi tutto rimanga così a mezz'aria e che quindi non si sia potuto, inserire all'interno dell'accordo stesso. Quindi diciamo basta alla strumentalizzazione a fini elettorali di questi appuntamenti importanti dove si potrebbe fare un qualcosa di positivo e di utile per la regione e per Livorno. Loro stanno facendo uno spot elettorale. Questo è uno spot elettorale in grande stile, se veramente ci fosse stata la volontà da parte, di tutti i partecipanti, ci sarebbe stata anche quella cortesia istituzionale che è doverosa e soprattutto ci sarebbe stato il rispetto, il profondo rispetto per i lavoratori e le lavoratrici che realmente nei prossimi mesi si troveranno senza alcun reddito. E poi un altro aspetto importante è basta questi investimenti a debito, perché qua si sta parlando di un mutuo di 200 milioni di euro, che qualcuno dovrà pagare Sì, e qualche banca si ingrasserà per questo mutuo ma il sicuramente. Presidente aveva annunciato che il governo avrebbe messo 200 milioni di euro. Parlavano all'inizio di 170 milioni di euro per quanto riguarda il governo, 170 l'autorità portuale, 170 la regione Toscana. Poi alla fine tutto si è
trasformato in 200 milioni di euro di mutuo contratto dalla Regione Toscana, 200 milioni di mutuo contratto dall'autorità portuale e solamente 50 milioni che vengono fuori dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche se nel DEF, devo dire, non vi è alcuna menzione rispetto a questa cifra. È ancora più grave la mancanza di progettualità. Cioè non c'è una visione su quello che si vuol fare in quella zona. Noi a livello regionale cosa vogliamo fare? Vogliamo puntare sui poli tecnologici, prendendo da esempio, dal presempio, il modello del polo tecnologico di Navacchio. Lì possiamo creare nuova occupazione. Ce la dobbiamo fare, ci vuole visione. Forza! Allora, a Firenze arriviamo, però che noia! Che palle! Perché dobbiamo sempre andare noi nei luoghi... Perché questa è la loro campagna elettorale, per cui è così. In realtà saremmo dovuti andare a Roma a firmare questo accordo di programma, però, come dire, in piena campagna elettorale, niente po' di meno che Renzi si sposta per fare la campagna elettorale di Enrico Rossi. Vabbè, e io sai cosa? Siccome sono orgoglioso del mio Giannarelli, me lo porto guidando la macchina e andando a firmare l'accordo di programma a Firenze. Grande, periferie contro il centralismo fiorentino, l'area di costa contro Firenze. Forza!